Continuiamo il nostro viaggio nella realtà delle case popolari pratesi analizzando i numeri, le domande, le richieste e le spese. Questione non facile, visto che i dati messi a disposizione sono fermi al 31 agosto 2010. Partiremo quindi da un dato disarmante. Delle 969 domande presentate al bando, solo lo 0,9% è stato soddisfatto. Per capire come Prato sta reagendo a questa evidente crisi abitativa, ci siamo rivolti al geometra Fabio Cipriani, responsabile dell'ufficio tecnico dell'edilizia pubblica pratese SP. Azienda totale capitale pubblico istituita con una legge regionale del 1998. L'EPP si occupa della gestione, amministrazione, manutenzione e costruzione dei 1667 alloggi di edilizia pubblica ubicati a Prato e provincia. Per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria non programmabili, il cosiddetto pronto intervento, l'azienda spende in media 350.000 euro l'anno, mentre per quanto riguarda quelli di manutenzione straordinaria è necessaria una progettazione programmata e un investimento da parte della regione. Nonostante Prato sia la seconda città più grande della Toscana, vi sono stati realizzati solo il 3,5% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio regionale. Per questo motivo si stanno muovendo le istituzioni stesse. In fatto di edilizia abitativa siamo un po' rimasti al passo. Questa amministrazione, in modo particolare l'assessore Mondanelli e l'assessore al servizio sociale, ma direi anche tutti gli altri sindaci dei comuni della provincia, stanno pressando con la Regione Toscana affinché si arrivi ad un programma straordinario per Prato che faccia arrivare finanziamenti per circa 15 milioni di euro, proprio per superare il gap che ci divide dalle altre province toscane. Storicamente, a quali ragioni può essere ricondotto questo stato di cose? Fino a meno di 20 anni fa, Prato non era provincia ed era legata a Firenze, per cui è chiaro che a Firenze si sono concentrate le maggiori emergenze abitative e quindi si è preferito investire più sull'area fiorentina piuttosto che sull'area pratese. Ecco i progetti che verranno completati o realizzati nel 2011. 24 alloggi a Montemurlo, 30 a San Giusto, 22 alloggi a Galciana, 50 a tavola per giovani coppie ed anziani, altri 22 alloggi sempre a tavola, 20 alloggi di recupero in un edificio di Viale Galilei e, se il finanziamento regionale sarà ufficializzato, verranno realizzati anche altri 10 alloggi a Montemurlo e 29 a San Giusto. Ci sono altri 15 milioni che si spera di ottenere presto da parte della Regione Toscana tramite un protocollo d'intesa e un successivo accordo di programma per realizzare altri 80 alloggi. Sostanzialmente e complessivamente pensiamo di realizzare nell'arco dei prossimi anni circa 287 alloggi con un investimento di 39 milioni e 486 mila euro.